Dimmi se ti do fastidio, va bene no, qua? No, va bene. Ok, allora, ciao Polpette e benvenuta in questo mio nuovo video. Questa è una nuova intervista sociale, la cui protagonista è Claudia. Ciao a tutti. Allora Claudia, raccontaci un po' la tua patologia, insomma, qual è la tua particolarità? Allora, io ho una malattia che si chiama Charcot-Marie-Tooth, e la mia in particolare è tipo 4A, ed è una malattia del sistema nervoso periferico che prende praticamente le braccia dal gomito in giù e le gambe dal ginocchio in giù principalmente, però poi tutti i muscoli un po' ne risentono tranne nella parte centrale del corpo. È una malattia che ha esordito quando ero piccola e subito, nel senso che ho iniziato a camminare a un anno normalmente, però il cammino non evolveva e poi hanno fatto varie verifiche, a 6 anni hanno scoperto questa malattia che però ho praticamente da sempre. Il peggioramento principale c'è stato intorno ai 19 anni e diciamo che è stato l'unico peggioramento più concreto, perché poi è una malattia che tende a stabilizzarsi e quindi da più o meno 19 anni sono sulla carrozzina. Prima camminavo con un po' di difficoltà, però da 19 anni sono sulla carrozzina e, come mi è già capitato di dire anche ad altre persone, per me è stato in realtà una libertà più che una costrizione. Perché mi ha permesso di muovermi, cosa che prima non avevo, di muovermi liberamente. Prima, cioè, magari cadevo, avevi più difficoltà, sì, facevo tanta fatica. Invece così con la carrozzina posso andare dove voglio. Certo. Certo, al di là delle difficoltà, delle barriere architettoniche, però quelle le avrei avute anche stando in piedi. Però mi sento libera, posso fare le cose da sola, senza aver paura di cadere, di farmi male, quindi questo mi ha aiutato tantissimo. E da quanti anni hai questa malattia? Sì, allora la malattia da sempre, cioè da quando sono nata. Sei sulla carrozzina da? Dai 19. Ok, hai avuto difficoltà ad abituarti oppure... Cioè, allora... Ti sei sentita più libera, però la vita quotidiana è stato difficile abituarsi, riabituarsi a fare molte cose? Allora è stato più difficile abituarsi emotivamente, cioè l'idea di dover usare la carrozzina. C'è l'idea di non usare più le gambe, di usare la carrozzina, quindi di non essere più, di non fare più le cose con il proprio corpo come le facevo prima, cioè avevo la paura, la sensazione che mi venisse a mancare qualcosa. In realtà è stata una paura più antecedente a quello che poi è stato il momento in cui ho iniziato ad utilizzarla, perché poi questa paura un po' è scemata. A livello pratico in realtà non ho fatto molta fatica, nel senso che è stata una cosa abbastanza naturale, e quindi poi anche in casa, ok, sì, chiaramente la casa già in parte, ai tempi vivevo con i miei e la casa già in parte era adatta a me, diciamo, soprattutto la doccia o queste cose. L'avevano fatta apposta? Sì, si era stata sistemata un po'. E poi vabbè, da quando sono andata a vivere da sola, ovviamente la casa è fatta tutta su misura apposta per la carrozzina. E com'è stato andare a vivere da sola nonostante questo? Cioè, ti sei sentita meglio rispetto a casa dei tuoi genitori oppure è stato difficile abituarti inizialmente? Allora no, è stato meglio. Mi piace tantissimo, non tornerei mai indietro per quanto voglia bene i miei, ma è una cosa... È un'altra cosa. Quanto ci hai messo a sceglierla? La casa? Sì. Allora, adatta a te. In realtà era una casa in costruzione, quindi nel momento in cui ho trovato quella casa mi piaceva il contesto e quindi l'ho scelta. Le tue direttive, sì, diciamo. Esatto, l'ho fatta proprio fare sistemare bene su misura in modo che potesse essere comoda per le mie esigenze, sì. E invece nella vita di tutti i giorni ti è mai capitato di dover magari fare un viaggio e trovarti spaesata perché delle cose non erano attrezzate per te? Sì, diciamo che in giro capita spesso. Tipo, raccontami qualcosa. I bagni di sicuro, quindi magari ci sono posti, vabbè questa sembra un'assurdità, ma ci sono posti che hanno il bagno dei disabili ma ci sono le scale per arrivarci. Ah, davvero? Sì, non ci ho mai fatto caso. Ci sono, esistono queste cose. E tu come fai quando ti scappa la pipì? Stai in giro? O la tengo, o cerco dei bagni, però ovviamente i bagni poi spesso dei disabili sono aperti a tutti, sì, quindi sono sporchi, quindi bisogna pulirli, quindi, perché ovviamente io mi ci devo sedere, non posso fare altrimenti, quindi li devo sempre avere
certo, le cose per pulire. Uh-huh. E quello, il bagno è sicuramente la difficoltà, una delle difficoltà principali, sì. Uh-huh. E invece, non lo so, tipo l'aereo l'hai mai preso? Sì, l'aereo lo puoi prendere tranquillamente? Sì, diciamo che non ho, io personalmente non ho mai avuto problemi. Non ho mai fatto viaggi lunghissimi, nel senso che quelli più lunghi più o meno di 4 ore, 4 ore e mezza. Allora, adesso andrai a New York e sì, che pensi? Ti troverai bene? La secondo pensi come una città sì, più attrezzata oppure meno di, secondo me dell'Italia? Sì. Secondo me New York sì, già all'estero è meglio che in Italia per tanti aspetti. Soprattutto la Spagna o anche Londra sono molto più accessibili. Ci sei stata? Sì. Ho trovato più accessibilità in quasi tutte le città in cui sono stata rispetto che l'Italia, questo di sicuro. Vabbè, quello è tutto quasi. Sì, esatto. Quindi, e poi tu fai video su Instagram in sì, cui fai vedere sprazzi di vita quotidiana sì, e fai capire alla gente che nonostante si abbiano delle difficoltà, delle diversità, comunque ci si può abituare sì, e si può stare bene. Da chi è partita questa idea di fare video? Per chi è cominciato? Un po' per caso in realtà, mm-hmm, nel senso che un giorno ero a casa e stavo rifacendo il letto, stavo proprio cambiando le lenzuola e ho detto, vabbè, ma visto che per me era una conquista riuscire a fare quella cosa, che pensavo di non riuscire a fare, invece sono riuscito, ho detto, vabbè, magari anche per gli altri può essere interessante vedere questa cosa, no? Certo. Vedere che magari si può fare tutto, bisogna soltanto provarci, un po' di forza di volontà. Provarci, poi magari le cose non vengono perfette, non vengono, però a me non interessa, mi interessa il risultato. Ho pensato che potesse essere interessante, quindi ho fatto quel primo video e poi da lì ho detto alle persone è piaciuto e quindi ho detto vabbè, perché non continuare un po' con tutta la mia quotidianità, dalle cose più banali alle cose più complesse come la macchina, come caricare e scaricare la carrozzina piuttosto che guidare. E guidare com'è stato imparare a guidare? Molto naturale in realtà anche questo. Vabbè, erano attrezzati per... Sì, 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 chiaramente la macchina era attrezzata. Mm-hmm. E quando io ho fatto le prove per capire quali fossero gli adattamenti adatti per me e me li hanno dati e con quelli sono andata in scuola guida e quindi mi hanno dato una macchina attrezzata per la scuola guida. Ho tantissima voglia di guidare. Io ancora devo riprendere la macchina, ho fatto il botto 5 mesi fa, tipo. Sei paura. No, mia madre non si fida più di me, non mi lascia la macchina. Poi sono stata bocciata pure una volta a scuola guida, quindi vabbè. La macchina è un capitolo a parte. Sì, è un po' un capitolo a parte, non so come, non mi immagino in macchina ancora. Vabbè, però ce l'ho da quasi un anno la patente. E allora, la cosa che avevi più voglia di provare, cioè magari prima facevi delle cose quando camminavi normalmente, poi ti sei dovuta ritrovare a fare sulla carrozzina, hai detto che è stato più liberatorio, però c'era qualcosa che proprio tu morivi dalla voglia di provare, nel senso voglio proprio vedere com'è diverso, cioè una cosa che hai fatto, che hai trovato diversa da quando camminavi ad adesso, che ti ha colpito particolarmente, cioè qualcosa in cui adesso ti trovi molto meglio? Gli spostamenti. Vabbè, sì, perché adesso... Sì, cioè proprio... Ma non tanto solo il movimento di per sé, proprio il poter andare a visitare delle cose, dei posti, quindi entrare, andare a fare anche una passeggiata, banalmente, no? La domenica o una gita così, il fatto di poterla fare senza stancarsi, cioè perché per quanto mi spinga, quindi con le braccia, però le braccia faccio molta meno fatica rispetto a prima, che con le gambe erano molto fragili. Sì, sì, esatto. Però adesso non è che non le muovi tu. Cioè le gambe le muovo, però non riesco a stare in piedi, cioè non riesco a camminare. C'ho un'amica a 12 anni, c'ha l'osteogenesi imperfetta. Ok. È una ragazza che sono andata a intervistare in Puglia, invece lei sta, l'aiuta sempre la mamma, però non sta proprio in piedi, non ha ancora preso l'aereo, però sogna di prenderlo, anche se c'ha tanta paura per come è attrezzato un po' qui. Certo. Però sì, pure lei è sempre felicissima, veramente, infatti ammiro la vostra forza di volontà, voglia di vivere, felicità, che, cioè dovremmo molto imparare da voi, noi diciamo che ce la mettiamo di tutto. Sì, diciamo che anche l'idea dei video è anche questa, no? Cioè non tanto perché voglio essere voler essere meglio degli altri, perché non è quello, cioè io non mi sento meglio di nessuno, ma per poter portare un'esperienza agli altri, no? E dire, non è che una persona che vede i miei video io voglio che dica
ah guarda lei che brava, io non sono capace di fare niente, no? Ma ah guarda, riesce a fare questa cosa, cazzo, allora magari anch'io, no? Anch'io. Cioè, questo è un po' il senso che vorrei passasse, non tanto un senso di sentirsi meno, perché magari non si riescono a fare certe cose che un'altra persona riesce a fare. È proprio l'idea di poter prendere esempio in senso positivo, cioè per me l'idea del positivo è fondamentale. Certo. In questi video non è niente di più di quello, cioè proprio mandare un messaggio positivo e quindi magari anche spronare una persona a dire vabbè, ma perché no, no? Perché non posso provare? Ma tu sei sempre stata così ottimista e positiva, oppure ci sono stati dei momenti in cui ti sei buttata giù in questo percorso? Diciamo che ho fatto anni di analisi, sono anche psicologa, quindi comunque ho studiato. Ho studiato. C'è la mia migliore amica adesso, che sei psicologa, ti scriverò sempre. Va bene, aspetta i messaggi. No, allora, diciamo che quello mi ha aiutato tanto, perché mi ha aiutato a avere a che fare con me stessa. E quindi quando ero più piccola ho fatto tantissima fatica, perché pensavo che non sarei mai riuscita a fare niente, che non avrei mai trovato l'amoroso, che non mi avrebbe mai voluto nessuno, che non ero abbastanza, che tutte queste cose qua. E per tanti anni è stato così. La carrozzina mi ha aiutato anche in questo, nel senso che per assurdo gli occhi degli altri mi facevano molto più male quando camminavo, perché comunque camminavo male, no? E quindi mi sentivo molto più osservata rispetto ad adesso. Un po' perché sicuramente la carrozzina fa da meno nell'occhio rispetto a una persona che magari fa molta fatica a muoversi, no? Per quello un po', e poi anche perché comunque, come dire, io ero più serena e quindi vedo meno lo sguardo sì. Degli altri. Poi in realtà quando siamo bambini, cioè tendono tutti più a vedere il bambino che cammina in una maniera strana, diversa dalla nostra, piuttosto che è anche una questione di, tra virgolette, un po' pietà, no? Cioè quindi... Ti colpisce di più, sì. Anche magari gli occhi degli altri bambini che ti giudicano involontariamente, certo. Si vedono diversi. Non lo fanno con cattiveria come invece magari... Con cattiveria o con malizia come magari fanno delle persone più adulte, che a volte magari con meno onestà, con meno sincerità, con meno leggerezza ti dicono delle cose in cui ti fanno più male che un bambino che ti viene a chiedere perché sei seduta ma sei pigra. No, questa è una delle frasi tipiche dei bambini. Mm-hmm. Ti dicono ma perché sei sempre seduta ma sei pigra? No? Sì. E quindi c'è questa cosa che in realtà fa riderissimo. Ti rende felice, sì. Sì, sì. Invece commenti maligni, cattivi ci sono stati? Oppure un passante che tu hai sentito che ti dicesse qualcosa? Sì, qualcosa di brutto. Cattivi, brutti no, da sconosciuti no. Diciamo le classiche frasi, ah poverina, ah poraccia, ah no, io se fossi in quella condizione mi ammazzerei. Che è una cosa bruttissima, perché dico vabbè, ma perché, nel senso, no, quella è una delle frasi che non è che direttamente a me, ma è una a frase in generale. Tutte le persone, esatto, poi che stanno male hanno delle difficoltà. Qualsiasi difficoltà. E secondo me quella frase è bruttissima. Sì, è bruttissima. Poi mi è capitato con delle mamme di alcuni ragazzi che ho frequentato in passato quando ero molto più piccola, che chiaramente io capisco, cuore di mamma, che magari non vogliano... cioè che comunque vogliano per i loro figli il meglio e pensino che il meglio sia una persona non in carrozzina, e quindi non capiscono tanto questa cosa. È tutto così, magari, certo, per te è perché stai in carrozzina, esatto, ma trovano quindi sempre commenti il pelo di questo nell'uomo. Tipo, però vabbè, quando ero molto ci più sei piccola, passata sopra, sì. Cioè tu stai bene con te stessa, sì, adesso. Poi perché hai partecipato alla Body Positive Catwalk? Cioè prima di partecipare come ti sentivi e dopo? Allora, diciamo che è stata un po' la ciliegina sulla torta, mm-hmm, del mio percorso rispetto al riconoscimento del mio corpo. L'hai coronato, diciamo. Sì, mm-hmm, nel senso che quando c'era stata a marzo io non sarei riuscita a partecipare. Perché? Perché ancora non mi sentivo pronta. L'avrei fatto senza sentirmi veramente pronta per fare questa cosa. Invece a ottobre, quando ho partecipato a Milano, ero entusiasta. È stata la prima? È stata la prima, è stato bellissimo, emozionante. Pensavo molto più faticoso, in realtà poi l'essere lì tutte insieme. Anche perché hai visto persone tantissimo, molto più simili a tutti noi, perché certo, c'eravamo tutte persone, esatto, particolari, no? Esatto. Quindi ti sei sentita a casa, sì, diciamo. Sì. È stato bello, appunto, cioè mi sentivo bene, non mi sono vergognata.
non ho avuto paura all'inizio, prima sì, chiaramente, poi ma proprio prima, perché poi quando eravamo lì ancora prima di spogliarci già ero più tranquilla, poi è andato tutto come se fosse così liscio. Esatto. È diventato sì. Una cosa che ogni volta che c'è noi partecipiamo ormai. Sì, esatto, cioè Laura, scrivici già. Infatti, no, veramente io mi prenoto per tutto, fa bene al cervello, fa queste cose, veramente, ti fa stare meglio, ti fa sentire. Al cervello e al cuore, perché poi conosci un sacco di persone che magari non avresti occasione di conoscere, noi ci siamo conosciute così e se no non avremmo avuto occasione probabilmente, o magari però sarebbe stato molto più difficile. Nella vita di tutti i giorni ci capita di più di vedere persone che ci giudicano cattive, maligne, invece ci raduniamo tutti insieme, che magari siamo meno della massa che ci giudica, però siamo lì con i nostri difetti e particolarità e ci sentiamo bene con noi stessi. E poi tante persone anche che sono lì a vedere, che non consapevoli di questa cosa, poi ne cambi pure le persone, perché una volta che vedono qualcosa del genere, le persone, cioè ieri, a chiunque scappa un sorriso, pure a quello che magari viene là per giudicare. Ieri le persone venivano a fare i complimenti per questa cosa, a chiedere informazioni, quindi è stato bello. Soprattutto il gladiatore che faceva i commenti sul sedere, perfetto. Quella è una cosa a parte. Ultima domanda. Allora, ci sono tanti avvenimenti, ad esempio, non so se conosci Manuel Bortuzzo. Bertuzzo, non lo so, vabbè, è praticamente un ragazzo a cui hanno sparato, che è diventato diversamente abile, ma proprio per un errore. Però queste cose succedono molto spesso, incidenti, persone che si ritrovano sulla carrozzina non sanno come faccio adesso a vivere. Consiglia qualcosa a queste persone, come si fa a vivere quando la tua vita cambia? È bella domanda. Grazie, ho colto da psicologa di sorpresa. Ecco. Però diciamo che per me non è semplicissimo rispondere a questa domanda, perché per me non è cambiata tantissimo, nel senso che più o meno è sempre stata così. Però ci posso provare. Allora, la vita cambia nelle cose concrete, tanto, prima di tutto. Però quando cambia nelle cose concrete, cambiamo anche noi in realtà. E bisogna lasciare che questa parte nuova venga fuori. Cioè non pensare che tutto debba essere come prima. Io credo che quella sia la cosa che può rendere più difficile in assoluto riuscire ad andare avanti. Cioè pensare che tutto debba essere come prima, che quello che ci può essere di nuovo non possa esserci perché non può essere come prima e quindi non possa andare abbastanza bene. In realtà non deve essere così, perché quella cosa lì è un limite. Cioè bisogna pensare che quello che c'era prima c'è stato, non è che si dimentica, però non c'è più. No, e c'è qualcosa di nuovo come condizione fisica e anche qualcosa di nuovo a livello emotivo, perché comunque si interiorizzano cose nuove, si imparano cose nuove, si fanno esperienze nuove, quindi bisogna prendere tutto questo bagaglio e vederlo come se fosse un insegnamento di vita, no? Quindi io credo che questa sia la cosa più importante, cioè prendere tutto quello che arriva come, non come un limite, ma come una possibilità. E credo che questa cosa sia forse è una possibile chiave di lettura per poter trovare un modo di affrontare la nuova vita, diciamo, dopo un trauma. Non sto dicendo che sia facile, perché ci vuole tempo, secondo me. Non bisogna neanche pensare che dall'oggi al domani tutto possa andare benissimo. È giusto che ci voglia tempo, cioè la nostra mente, il nostro corpo hanno bisogno di tempo. Poi però cambieranno entrambi, no? Esatto. Si abitueranno e c'è bisogno di tempo, bisogna avere tanta pazienza. Alla fine cambia sempre anche la forma della felicità. Assolutamente. Non è detto che poi uno non è detto che non si possa essere anche più felice in realtà. Perché magari tu adesso sei più felice. Perché magari si vedono le cose da un punto di vista diverso. E poi ti apre la mente. Sì. Io l'ho notato conoscendo tante persone diverse con tutte queste particolarità, veramente prima ero più chiusa. Io queste interviste le faccio perché voglio avere una mente più aperta. Sì, perché poi il contatto con gli altri ti insegna sempre qualcosa, no? Qualsiasi esperienza gli altri abbiano avuto. Se gli altri hanno voglia di condividerla, secondo me è sempre un insegnamento. Sì. E quindi è bello per quello, secondo me. E poi così si impara a vivere alla fine. Assolutamente. Prima siamo tutti un po' ottusi all'inizio, poi grazie alle esperienze di vita, alle persone che conosciamo, diventiamo persone nuove. E poi non bisogna mai pensare di essere meglio o peggio di qualcuno, secondo me. Bisogna pensare di essere al meglio di se stessi, no? Per quanto si riesca. La perfezione non esiste,
esiste, io penso che esista una perfezione interna, no? Che per ognuno e per se stesso uno deve star bene con se stesso, certo. Quello vuol dire, tra virgolette, raggiungere la propria perfezione, tra virgolette, no? Dare il massimo di noi, esatto. A noi stessi. No? Sempre, no? Cercare di essere e anche di accettare quando ci sono dei momenti, no? E lasciare che passino senza doverli cacciare via per forza, perché fa bene anche stare in quei momenti. Essere tristi fa, assolutamente. Ci serve anche quello, sennò perché esiste la tristezza. Esatto, serve perché poi quando esci dalla tristezza stai meglio. Grazie quindi mille. Questo, grazie a te. Grazie mille per aver partecipato. Grazie. Vi siamo polpette. Ciao. Scrivete qua sotto se avete delle domande per Claudia e se volete altre interviste sociali. E ciao. Ciao a tutti.